viaggio nella città di Cavallino, a pochi chilometri a sud di Lecce, andiamo a far visita ad uno degli artigiani più famosi del paese, il Mastro Ferraio di Cavallino, che da anni forgia sapientemente la durezza del ferro in oggetti e decorazioni che riproducono una natura destinata alla memoria. Io sono Ferruccio Zilli e do il benvenuto agli amici di Buonvento e a tutti i telespettatori. Siamo nella terra di mezzo, siamo nel Salento, cerchiamo di realizzare con questo materiale molto duro, molto forte, degli oggetti gentili, dalle civette agli alberi, agli animali. Noi abbiamo come fabbri forgiato armi, vinto battaglie e conquistato civiltà. Poi però noi oggi cerchiamo di forgiare una natura destinata alla memoria, che sono gli alberi, i fiori, che sono gli animali, che sono meravigliosi. Meravigliosi e belli, molto colorati. Il mio laboratorio è situato a 5 km da Lecce, a Cavallino, e cerco di portare in ogni parte del mondo questi oggetti poveri ma molto ricchi di colore e passione. Il cruccio più grande che ho è che le nuove generazioni non si accostano più a questo materiale così povero ma così interessante, così duro, così bello. Però ho una grandissima fortuna, quella di aver portato il figlio in questa direzione e di averlo curato in questa passione dell'arte del ferro. Isaia sta realizzando adesso un'opera magnifica, un grandissimo cavallo. Sono dei pezzettini di ferro che vengono montati e diventano una struttura enorme di 8 metri. Verrà posizionato in una grande rotatoria che sta all'ingresso di Cavallino a Castromediano e che potrete fra poco venire a vedere e ad ammirare, perché è un'opera unica, maestosa e bella. E questo è un portafortuna per la vostra trasmissione. Buon vento a tutti. Cavallino, buon vento! Il lato più importante della piazza centrale di Cavallino ospita il castello. Questo palazzo, tra le tante dimore nobiliari salentine, spicca per il suo pregio architettonico e soprattutto per la sua storia, legata a quella della famiglia dei Castromediano Limburg, nobili che per secoli hanno abitato questa prestigiosa dimora. Il castello risale al XV secolo ed è munito di merli, caditoie e petriere, che formano un insieme dall'aspetto severo ed imponente. Varcata la porta d'ingresso del castello di Cavallino, si apre un atrio in cui è posizionata un'enorme statua in pietra leccese, denominata Il Gigante. Raffigura in abiti seicenteschi Chiliano di Limburg, capostipite della famiglia Castromediano che si stabilì in terra d'Otranto ottenendo cariche e feudi. La leggenda di Cavallino racconta che lo sguardo dell'imponente statua di pietra sia rivolto verso un tesoro nascosto, probabilmente individuato nella cappella di famiglia, che dal 1565 custodisce le reliquie di Santo Ronzo. Oggi la proprietà del castello è divisa fra il comune di Cavallino, la provincia di Lecce e la famiglia Gorgoni, erede dei Castromediano. Le forme del castello raggiunsero l'attuale consistenza nel periodo di Francesco Castromediano e di sua moglie Beatrice Acquaviva d'Aragona, in coincidenza con l'elevazione di Cavallino a Marchesato. Uno dei più illustri abitatori di questo palazzo fu Sigismondo Castromediano, archeologo, scrittore e patriota del Risorgimento salentino.
è raffigurato in questo mezzo busto posto all'interno della bellissima sala delle armi del castello di Cavallino. Conosciuto come il Duca Bianco, fu eroe e martire del Risorgimento salentino. Sigismondo fu l'ultimo dei castromediani. Il castello ospita vasti ambienti decorati con elementi architettonici del periodo barocco. È abitato da ben 5 secoli ed è attualmente visitabile grazie alla sensibilità della famiglia Gorgoni, che condivide con esperti, studiosi e appassionati il pregio delle storiche stanze. La sala delle armi è corredata di armi bianche e scudi composti alle pareti e fornita di un austero camino costruito con arte. Dalla sala delle armi si accede al salotto, impreziosito da notevoli dipinti che raffigurano i volti dei protagonisti del casato castromediano Limburg. L'interno del palazzo dimostra i segni dei vari interventi che si sono susseguiti nel tempo, ma subito l'attenzione viene calamitata dai tanti ambienti, vasti e decorati, con evidente prevalenza del gusto barocco. Ricca di barocco è anche la galleria, una sala che molti autorevoli studiosi considerano fra le più belle tra le residenze patrizie del Salento. Tra statue, affreschi e decorazioni, questa sala è la galleria del castello di Cavallino ed oggi è visitabile. La galleria è di particolare pregio artistico. La volta a crociera è arricchita da affreschi che illustrano i simboli delle decorazioni dello zodiaco. Risaltano 12 figure morbide ed eleganti nella composizione, che insieme alle statue in pietra leccese decorano le pareti della galleria. Cavallino, antico centro messapico in terra di Lecce, è un luogo che dagli albori della storia si è affermato come città d'arte e cultura, con lo stesso slancio del cavallo di ferro che rappresenta il suo simbolo. Buon vento! Make our journey to the sun.